Sembrano i segnali di fumo in questo naso. Sta a posto, non vi preoccupate. È tutto sotto controllo, anzi, guarda. Non vi preoccupate se sbagliate. Io inizialmente, quando qualunque step, non lo so, magari il contouring, il naso, sopracciglia, anche l'ombretto, anche semplicemente un mega pochi, o la linea dell'eyeliner, quando facevo uno sbaglio. Apri di cielo, scattava il panico totale, come se avessi fatto una cosa che mai più si sarebbe potuta recuperare in alcun modo. Invece no, non vi preoccupate. Se sbagliate si può correggere tutto. Quindi andate tranquilli, io per questo in alcuni sono molto precisa su alcune cose perché non voglio poi ripassarci dopo, ma se siete, diciamo così, orientativi, se siete così, diciamo, grossolani, se non vi preoccupate, si può correggere tutto e tirare fuori una bella cosa. I modi che io utilizzo per correggere sono cancellare completamente, proprio qui. Il mio fedele compagno è questo. Cotton Fioc, utilizzo questa che è uno spray idratante così per l'estate, io non lo utilizzo d'inverno perché avere la faccia bagnata in inverno anche no, però per l'estate è piacevole, rinfrescante, idratante, quindi utilizzo questo. Bagno il Cotton Fioc e cancello se sono dei punti, se sono delle zone piccole, cancello il Cotton Fioc e poi a seconda di quello che c'era sotto, non so, correttore, cipria, ombretto, eyeliner, faccio dei piccoli ritocchini. Utilizzo quindi Cotton Fioc e spray idratante, acqua, semplicemente correttore. Correttore su tutto, cipria, anche cipria. Quindi ci sono le gomme per cancellare, non vi preoccupate. Allora, per fare questi interventi di riparazione, di restauro, io utilizzo un correttore con cui magari non mi sono trovata particolarmente bene e invece di buttarlo, in questo caso è questo, di nessuna marca, non so che marca è, non ho idea, non mi ricordo neanche come l'ho preso questo. Lo utilizzo proprio per fare questi lavoretti, anche perché è comodo, diciamo non è liquido, è solido, per cui viene meglio. Ma si può fare con qualunque correttore, ecco.